E ben ritrovati cari ragazzi su Off-Road Mania. Io ho dovuto reinstallare il gioco ancora tempo fa e quindi è per quello che già dall'ultimo episodio sono dovuto ripartire da zero e tante cose le devo sbloccare. Ci sono state novità, hanno aggiunto anche questa, scrivetemi nei commenti se sapete di che modello si tratta. Vorrei darvi un aiuto, però non lo so, dai. Provateci, che sono curioso di sapere le vostre idee. L'ultima volta ho fatto il video e fatalità, il giorno stesso o il giorno prima, non mi ricordo, è uscito il nuovo aggiornamento. Cosa riguarda questo nuovo aggiornamento? Praticamente tutto questo. Se io vado a fare una gara normale, vedete praticamente la configurazione del veicolo, come è stato impostato. E visto che non potevo far nulla, ho sbloccato un paio di livelli e sono andato, diciamo, a prendere alcune statuine, quelle che trovate lungo i percorsi, perché infatti vedete precarico, l'ho sbloccata a 75, 125, 175, 250 la pressione degli pneumatici. Quindi intanto ho sbloccato il primo. Il discorso dell'altezza riguarda il ponte anteriore e il ponte posteriore, quindi potete modificare il veicolo. Ha poco senso abbassarlo in questo caso, essendo triale fuoristrada, piuttosto lo alziamo, però bisognerebbe vedere che anche nella realtà non è che sempre sia una cosa saggia alzare, bisogna fare in cascata un sacco di operazioni, ma non dilunghiamoci troppo. Soprattutto invece vorrei ricordare e dire questa cosa importante: l'autore del gioco mi ha lasciato un paio di key, un paio di seriali, codici seriali da potervi lasciare. Ovviamente l'ha dati così in amicizia gratis e quindi vorrei ovviamente donarli a voi. L'unica cosa, siccome farò un giveaway su Discord e per assicurarmi che chi lo riceva, insomma, se tutti partecipano e magari tutti schiacciano, diciamo, sul giveaway per averlo senza sapere neanche cosa stanno cercando di vincere, diciamo, ecco, solo per completezza vi direi che a fine video, comunque in qualche parte del video, vi inserirò una scritta che sarà appunto un motivo di, come dire, conferma che avete visto e che siete realmente consapevoli che volete questo gioco. Ripeto, spero che sia chiara la mia intenzione, non è neanche in sé perché vediate il video, perché potrei anche mettervela in post editing anche fra un attimo, la scritta non è un problema. Il problema è che appunto, come dire, vada ad accaparrarselo uno magari che ha schiacciato per così, perché non sapeva cosa fare, sul discorso giveaway, che ci si prenota schiacciando praticamente una piccola emoji sotto al piccolo contest che metterò. E quindi solo e esclusivamente per questo motivo, ecco perché, nonostante non sia io, ripeto, mettervi in palio i codici seriali, ma l'autore penso sia, come dire, più a garanzia vostra. E intanto faccio anche un bel po' di danni. A questo punto forse cado, no, meno male. Penso che sia più a garanzia vostra, ripeto, per essere sicuri che chi realmente desidera questo gioco di ricevere appunto un seriale. Detto questo, proseguiamo ancora un po' un attimo la partita, vediamo quanti danni posso fare. No, è meglio andare avanti, che vorrei bene andare a prendere quel piccolo Oscar lì, però non vorrei finire di sotto. E niente, l'ultima volta appunto ho fatto il video di fatalità, non ricordo se il giorno prima o il giorno stesso, è stato, come dire, era previsto un altro aggiornamento, quindi vi ho mostrato un video che sì, non è che, voglio dire, fosse vecchio, comunque riguardava l'aggiornamento che c'era solo quello prima rispetto a quello che sarebbe uscito appunto a brevissimo, che purtroppo non sapevo, che è questo, che è proprio questo del discorso del poter settare parametri quali altezza a terra, la pressione delle gomme, solo che qua ovviamente per acquisirli bisogna sbloccare un sacco di questi omini che trovate lungo i percorsi. In più qua non riesco a sterzare per bene, non vorrei mettermi troppo inclinato perché, come vi ho detto in un sacco di video, sia qua che di Spin Tires, come dire,
direzioni così la macchina è sempre, è quasi impossibile che si ribalti. Sul laterale le possibilità sono, voglio dire, molto più accentuate, quindi l'idea è sempre di tenerla più in piano possibile, specialmente, ripeto, nei laterali, per assicurarsi un giusto bilanciamento appunto dei carichi. Poi ovviamente se si può far tutto piano in aderenza è sempre un valore aggiunto che più o meno portate a casa sempre il veicolo e di conseguenza vi portate a casa anche voi. Vi ricordo come al solito che ci sono anche diverse viste, ne ha aumentata una se non erro, quindi c'è anche la vista cofano, mettiamo un attimo le ridotte. E in più c'è anche la vista che non so più dov'è, andiamo a vedere questa qua, che è quella globale, diciamo, che però sinceramente la trovo un po' scomoda. A questo punto preferisco quella esterna, anche se sono un amante delle visuali interne, oppure ripeto, al massimo ci teniamo questa, che potete anche comunque col mouse muovere, anche se in realtà più o meno dovete guardare sempre dritti cosa state facendo. Più che altro questa sarebbe la vista d'insieme, che sarebbe la parte cruciale, principale, se uno va a fare un percorso fuoristrada, di sapere com'è il percorso, ok? Che uno non può sapere 50 km in anteprima, però se uno ha un dubbio, voglio dire, scende, quindi la parte di scendere dal veicolo, che qua non si può fare, viene, come dire, poi devo andare a prendere, poi lo prendo alla fine. E viene, come dire, supportata e fatta dal guardare dall'esterno. E nulla, ragazzi, avevo in mente una manovra strana che non vi dico come è andata a finire. Resterà un segreto fra me e il file, che poi cancellerò del filmato. E niente, cambiamo percorso completamente. Invece andiamo a prendere l'omino. Poi, fatta questa garetta, sono quasi curioso alla fine di vedere cosa cambia. Magari la rifacciamo. Attenzione, che alle volte, come sono bravo di mettermi nelle peste, non è bravo nessuno. Vorrei riprovare cambiando magari le sospensioni, perché se no, ripeto, non è un test scientifico averlo provato in una maniera sola. Tanto andiamo a prendere questo, mettiamo la retro, che è sempre giusto avere una marcia inserita e non far manovre in folle praticamente mai. Non siamo in un piazzale dove c'è aderenza, cioè qua sì, ma in realtà parlo sempre discorso fuoristrada, non siamo in un posto dove c'è tanta aderenza, quindi il folle è vostro nemico perché non governate più il mezzo. Allora gira, che no, è scappato l'omino. Comunque noi la ricominciamo settando, magari proviamo a avere un mezzo stock e vediamo se si comporta adeguatamente o se rimaniamo piantati. Prima l'ho fatto con le ridotte, devo dire che mi sembra più slanciato, perché ho come la sensazione che appunto, ok, adesso qua le mettiamo, però che aver alzato troppo sprecate la corsa di ammortizzatori e molle. Almeno in realtà è così, qua nel gioco non sapevo se era così, ma mi sembra di vedere un po' di diversità, quindi non è detto che la configurazione estrema, che uno pensa che sia quella corretta, sia appunto quella corretta giusta, ma in realtà dovreste provare a cercare un compromesso. Vediamo se siamo bravi da farci male. Qua l'autore è stato bravo, ci ha messo pure i due, però la prendiamo larga noi. Ha messo le due rampe un po' sfasate. Pensava che uno facesse la curva subito, invece no. Facciamo le cose millimetriche, se ci riusciamo, perché non è mica detto. Ok. Risparmiamo un po' di percorso. Adesso la parte bella sarà questa, che io non mi fido assolutissimamente andare da quella, perché mi conosco, però mi costringe. Vediamo se ce la facciamo. Niente, ragazzi, mi giro qua e vediamo di passare sotto per andare a prendere quel benedetto trofeo, altrimenti le modifiche ai mezzi ce le sogniamo.
Guarda te dove l'ha messo. Perfetto. E finiamo. Ok. Detto questo, ho scoperto anche il tasto H. Questo ve lo dico per i puristi. Adesso non riesco a muoverla visuale. Perché ho finito il livello. Perché sennò altrimenti credo si possa muovere. Comunque il tasto H è per nascondere tutti gli add. Detto questo, vi saluto e vi ringrazio. Vi ricordo appunto che su Discord ci sarà la possibilità, presumo per una settimana, di partecipare per appunto vincere questo seriale che è stato messo in palio, ripeto, dall'autore del gioco. Due seriali in realtà. E per essere sicuri che siete interessati al gioco, vi ho detto che vi ho lasciato nel video un piccolissimo indizio, facilissimo da trovare e vedere, proprio per evitare che chiunque, diciamo, partecipi, insomma, l'avete capita la storia, ve l'ho spiegata anche prima. Detto questo, vi saluto e vi ringrazio e come sempre ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti ragazzi!